Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore veramente di impegno e di cuore, attore e regista Ignazio Oliva. Buonasera a tutti, buonasera Fabio e grazie per avermi invitato. Allora, grazie a te di aver accettato il nostro invito. Oggi racconteremo la tua carriera da Campiotti a Wenders, da Bertolucci a serie di grande successo come Braccialetti Rossi, però tu oggi sei anche regista di un docufilm in cui davvero, possiamo dirlo, no? Hai messo il cuore, credo che verrà fuori nel corso di queste interviste. Si intitola Tutto il mondo fuori. Direi che ci hai messo proprio tutta la tua sensibilità. Per raccontare che cosa, Ignazio? Dunque, sì, ci ho messo tutto il cuore, decisamente come in ogni cosa che faccio, sia di lavoro che extra lavoro. È la storia di un percorso riabilitativo di tre detenuti nel carcere di Padova. Quindi ho scelto il carcere di Padova perché il carcere di Padova è un'eccellenza carceraria. Se avessi voluto fare un documentario di denuncia sulla situazione carceraria sarei andato altrove. Invece in Italia abbiamo due grandi carceri, che sono quello di Bollate e quello di Padova, dove c'è la possibilità per i detenuti di lavorare, quindi una rieducazione attraverso il lavoro. Chiaramente dedicata a chi ha voglia di rimettersi in discussione. Ho iniziato a fare il pilota di auto, gare di accelerazione, gare in salita. Era un bel mondo. Dopo mi hanno detto: tu che sei pilota, facciamo questa cosa. Io non sapevo dire di no, andiamo. È successa una rapina e ho forzato un posto di blocco ed è morto un agente di polizia. Tanto dove lo possiamo vedere? Perché diciamo, lo troviamo disponibile su VatiVision, che è una piattaforma che esiste già da qualche mese, ma la voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, perché chiaramente i cinema sono chiusi, no? Quindi tutti a casa seguiamo Netflix, Amazon. C'è anche questa piattaforma che tra l'altro veicola, diciamo, dei contenuti interessanti, perché non parla solo di religione, ma anche di arte, di cultura, di bellezza, di sociale, come in questo caso. Certo, è una classica piattaforma dalle serie ai film, ai documentari, quindi sì, è una ulteriore nuova piattaforma, quindi non c'è solo Netflix, Amazon, ma c'è anche VatiVision, il mio documentario è lì. E per concluderti la domanda di prima, sarebbe bello che non solo altri detenuti potessero mettersi in gioco attraverso il lavoro, ma che anche altri istituti penitenziari applicassero e fossero strutturati in modo da poter offrire il lavoro. Quindi il carcere serve alla fine? Secondo me serve se fatto in questo modo, perché stare rinchiusi in una cella senza fare niente dalla mattina alla sera, credo che la rabbia monti, il rancore, la tristezza, cioè non... L'articolo 27 della Costituzione dice proprio questo: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Io sono partito da lì. Mi chiamo Ben Mohamed Salah Zahran, vengo dalla Tunisia e ho 23 anni. Attualmente sono detenuto in questo carcere qua da circa 3 anni. Le mie condanne di 6 anni per rapine, furti, spaccio, un po' di tante altre cose. Sono tre storie quelle su cui tu ti concentri in particolare, no? E poi ci sono dei momenti, no? Per esempio uno di loro, condannato all'ergastolo se non sbaglio, dice: non siamo mostri. È una frase bella forte questa. È una frase forte ed è la frase di un uomo che ha fatto un cambio, che ha percepito e ha capito un cambio dentro di sé, ha metabolizzato gli errori, ha capito gli errori che ha fatto nella sua vita, si porta dentro un senso di colpa e, come dice lui, cito, una croce addosso che si porterà dentro tutta la vita, ma è una persona che ha deciso di mettersi in gioco e quindi ha deciso di cambiare. Non siamo mostri, siamo persone anche noi veniamo dalla libertà anche noi. C'è sempre cosa ti porta a fare reato, c'è sempre una conseguenza dietro, cosa ti porta a fare reato. Infatti io nella mia ricerca delle persone, dei detenuti, ho scelto quelle che avevano già compiuto un percorso rieducativo interno. Tu racconti la vita dentro, però racconti anche appunto il mondo fuori. E ci sono le famiglie, no? Ci sono dei momenti che colpiscono. C'è questo ragazzo tunisino che incontra la mamma. Voglio stare bene,
sia io che la mia famiglia, perché quando loro mi vedono stare bene, stanno bene anche loro. E mia madre mi dice sempre: e io sto per come stai tu. Se tu soffri, io soffro. Se tu sei felice, io sono felice. Tutto il mondo fuori pensa delle cose di questi uomini. Sono uomini dimenticati, perché tanto stanno in carcere, fine, chi, che importanza ha? Ma sono delle persone con delle anime, con delle famiglie. Inevitabilmente il reato o l'imputato o il detenuto che ha compiuto XY reati non è solo, ha una famiglia e inevitabilmente anche la famiglia, direttamente o indirettamente, ne è coinvolta. Nel film racconto in particolare il figlio di uno dei detenuti che ha difficoltà a trovare lavoro perché lui, per il mondo fuori, lui è il figlio del detenuto. Mi sono reso conto che Fabio, Alfredo, Ben Mohamed, Carlo, Alex, tutti noi, tanti di noi, non sono finiti in carcere, ma in carcere hanno iniziato. Don Marco, quando fa messa, te la fa entrare in testa. Cioè, sembra che te la memorizza qua. E in carcere appunto loro trovano, che è stato un po' il tuo Virgilio in questo viaggio, Don Marco Pozza, e che appunto è stato a lungo il cappellano di questo carcere. Lo è tuttora. E lo è tuttora. E uno di loro dice, no, come ci fa entrare in testa la messa lui, no? Non ce la fa entrare nessuno, però la messa è la messa, no? Com'è questa cosa? La messa è la messa. Lui davvero vuole bene a queste persone, ma sinceramente, non strumentalmente, che sia chiaro. Lui è un prete, sono quei preti che a me piacciono tanto, quei preti poco dogmatici, quei preti che si confrontano con chiunque e ascoltano chiunque. Lui, come tanti altri cappellani, ha deciso che il suo percorso di vita è quello, dedicare tempo, amore, pensieri, energie a queste persone, agli ultimi. Allora, abbiamo capito quanto importante per te sia questo progetto e quindi sarà bellissimo condividerlo con le amiche e gli amici su Pativision. Ho una curiosità alla fine, perché comunque questo è un docufilm, però poi in carcere sono stati ambientati tanti film. Tu ne hai uno in mente in particolare? Così diamo un consiglio anche, sì, per la memoria, sì, cinematografica. Però questo, no? L'esempio che mi viene in mente è assolutamente in antitesi col documentario che ho fatto, e cioè Fuga d'Alcatraz. Indimenticabile. Quindi la storia di una fuga incredibile. Io ho un tagliaunghie. Ho scavato intorno alla griglia della cella. Se ci lavoro a sodo, riesco a levare quella griglia, a allargare il buco e arrivare al passaggio che porta sopra il nostro blocco. E magari anche al tetto. E come lo nascondiamo, il buco? Beh, possiamo strappare le reclame dalle riviste, non se ne accorgeranno, e farci cartone pressato. Il mio forse sarebbe Le ali della libertà, però chissà, anch'io ci voglio pensare. Ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante, tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Ignazio, ti interrompo un momento, qualche minuto di pubblicità e ritorniamo qui, ad Effetto Notte, e continuiamo a raccontare. Allora, adesso parliamo un po' di te, del tuo percorso, della tua carriera. E tu, diciamo, fai l'attore da tanti anni, però inizialmente, no, studiavi contemporaneamente scienze politiche. E poi come ci sei finito a fare il cinema? Come ci sei finito a fare, per esempio, Come due coccodrilli con Campiotti o un altro film molto importante di cui parleremo tra poco? Mentre studiavo all'università, mi ero iscritto a un corso di teatro.
Quindi al secondo anno di teatro, parallelamente ai miei esami, Campiotti mi chiama per un provino. Campiotti io lo conosco molto bene, non ho vergogna a raccontare che è stato il marito di mia sorella negli anni '80, si sono separati dopo un anno, però insomma mi conosceva, e la cosa buffa fu che mi disse: Ignazio, mi devi mandare i tuoi colleghi del teatro perché li devo provinare. Perché tra me e me, dicevo, ma perché ha chiamato gli altri e non me? Era un modo per farmi capire che non ero un privilegiato, visto che lo conoscevo. Ma poi insomma, quello è stato il primo film, a lui devo molto, alla fine mi ha chiamato, ha scelto me. E poi da lì sei finito con Bernardo Bertolucci, un monumento della storia del cinema, un regista che tutti noi portiamo nel cuore. Con Liv Tyler il film è Io ballo da sola. Qui da qualche parte ho letto che forse è stato un po' colpa della categoria giornalisti che ti hanno suggerito di fare questo provino. Guarda, che cercherò cosa? Di essere proprio sintetico e veloce. Durante il tour con Campiotti di Come due coccodrilli, dove andavamo veramente in macchina da una città all'altra alle prime, e dopo le prime c'erano le classiche interviste con la stampa, e una giornalista mi dice: Ma che fai? E tu: guarda, io sto studiando scienze politiche, tra l'altro vorrei andare in teatro, sì, mi piace, vorrei sospendere l'università per un anno per andare a studiare teatro a Londra. Ah, perché parli inglese? Dico: sì, parlo inglese, certo. Ma non lo sai che c'è Bertolucci che non trova l'attore che parla inglese? Come? Ma sì, ma vai. I wrote you once, you know. What was it about? How I thought of you when I was in the woods. You wrote that letter? Tu che ricordo hai di lui, no? Bertolucci nel nostro cinema, no? Io mi ricordo che per me era un sogno. Arrivavamo in questo set dove c'erano dei mostri sacri, da Bernardo alla sceneggiatrice, a Jeremy Irons. Alla Sandrelli, insomma. Uh-huh. A me piace osservare tanto, e lì ero veramente una spugna che cercava di capire il perché. Poi era il secondo film, capirai, quindi era tutto un mondo, e con Bernardo grandi chiacchierate. Meravigliose chiacchierate, io ero un ragazzino, comunque avevo 23-24 anni, e per me è stata un'esperienza indimenticabile. Poi Liv Tyler. Ecco, lì com'è andata? Bene. Dove ti hanno punto? Qui. Questa creta calma il dolore. Stai bene? Non sto per morire. E qui. Tieni, è meglio che lo fai tu. Hai lavorato anche tanto in televisione, no? In serie di grande successo. Per esempio hai fatto Braccialetti Rossi, no? Il papà di Mirko Trovato, e poi Una grande famiglia, The Young Pope, addirittura in questo caso poi una serie che è arrivata in tutto il mondo, no? Qui, forse rispetto ad altri progetti che hai fatto al cinema, in alcuni casi anche forse più piccoli, più autoriali, qui ti sei rivolto proprio al grande pubblico. Penso che anche questa debba essere una bella esperienza, no? Perché lo sono state tutte. Un attore deve essere pronto a saper fare tutto, e anzi, già che è un grande privilegio. Il grande privilegio è quello innanzitutto di fare il mestiere che ti piace. Io, ripeto, mi sento molto fortunato, e dal primo all'ultimo lavoro non ce n'è stato uno dove dici: lì è andata male, non mi è piaciuto farlo. No. Senti, a proposito di Costanti, tu hai interpretato anche tanti ruoli, diciamo così, li possiamo definire religiosi, no? Perché poi negli ultimi anni ecco, sta diciamo che insomma, cosa, appunto, chissà perché. Chissà come mai questa qui, perché non solo ruoli religiosi, no. Però c'è un filo conduttore che attraverso anche alcune fiction, sì, da Don Pappagallo a Chiara e Francesco, però poi ti ha portato dritto, sei stato pure San Francesco con Wim Wenders. Devo dire, siamo onesti, la verità è che credo che la serie di Sorrentino ha fatto vedere Ignazio Oliva in quella chiave, e allora da lì, dove facevo l'assistente del Papa, un prete assistente del Papa a casa, e è una serie che è stata molto vista. Chiaramente a Paolo io devo tantissimo, perché comunque per me è una delle serie più belle mai viste, ma non perché ci sono io, anzi non è che ci sono così tanto, ma è una serie meravigliosa. E Wenders vide quella foto quando stava facendo il casting, gli mandammo quella foto lì, una foto di... e gli piacque. Gira gira, poi dal Papa ci sei andato davvero, gli hai portato anche una bella maglia. Che gli hai portato? Premesso che io adoro questo Papa. Siamo stati ricevuti da lui, grazie a Don Marco Pozza e a Don Dario Viganò. Siamo stati ricevuti insieme ai miei produttori di Officina della Comunicazione, perché Papa Francesco ha visto dei pezzi del documentario e gli è piaciuto molto.
Quindi grandissima emozione, io la sera prima non stavo nella pelle perché veramente lo ritengo un uomo eccezionale. Gli ho portato la maglietta del mio film, Tutto il mondo fuori, bianca. Io l'avevo fatta per tutta la mia troupe blu con la scritta rossa, invece per lui l'ho fatta bianca con la scritta rossa. E poi, qua mi dovrai perdonare il mio essere un po' nazional popolare basso basso, però sono quelle fedi che uno si porta dentro tutta la vita. Gli ho portato la maglia della mia squadra del cuore, che è il Genoa, con scritto Francesco dietro. Perché lui è un grande tifoso di calcio. È tifoso anche lui. È molto tifoso del San Lorenzo, che tra l'altro ha gli stessi colori della più antica squadra d'Italia, che è il Genoa. E poi in tutto questo, perché io non me la sono dimenticata, c'è anche l'Africa. Diciamo che io collaboro e sono socio di Amani, collaboro con loro dal 2004. E fu una, per me l'idea era mettersi in gioco nella vita e provare delle cose diverse. Andare a capire a fondo determinate cose che al tempo non mi erano chiare, e quindi sono partito volontario con loro. Amani si occupa di bambini di strada in Kenya e Zambia, sono dei progetti per bambini di strada. Sono situazioni molto difficili, ma per me è stata un bivio nella vita importante, cioè venire a conoscenza e vivere quei luoghi è stato molto importante, soprattutto per vivere qua. Vado avanti Andrea, ho fatto diversi lavori, documentarietti per fare vedere ai nostri donatori quello che facciamo. Dopodiché il vero lavoro lo fanno innanzitutto i bambini stessi quando decidono di mollare le gang, le droghe e venire nei nostri centri. Bene, allora... E anche padre Chizito, che è il mitico comboniano che davvero ha mitico. Iniziato questi centri. L'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, cuore e impegno. Allora, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Grazie a Ignazio Oliva, lo ricordiamo, Tutto il mondo fuori, disponibile su Vativision. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Effetto Notte ritorna la prossima settimana, ma noi adesso andiamo a festeggiare un compleanno importante, quello di Faye Dunaway, grande diva, ha fatto tendenza negli anni 70 e 80, ha interpretato film indimenticabili. È un po' che non la vediamo su grande schermo, ma è sempre bello ritrovarla con tutto il suo fascino. E ce la racconta Roberta Franzoni. When you get older, plain or sane, will you remember all the danger? Ha girato con i più grandi registi, ha interpretato tanti ruoli straordinari, a fianco di attori da leggenda. A fare di lei una star è stato l'immenso successo del film Gangster Story, la storia di Bonnie e Clyde, la coppia di criminali più famosi in America. Io mi chiamo Bonnie Park e lui è il signor Clyde Bell. Tutti a Hollywood la volevano, ma lei è venuta in Italia per girare un film con Vittorio De Sica, Amanti, insieme a Marcello Mastroianni. I due hanno vissuto una tumultuosa storia d'amore durata più di 2 anni. Faye Dunaway era spietatamente bella e attraente. Nel film di Elia Kazan, Kirk Douglas sta per impazzire a causa sua, mentre Robert Redford la rapisce per una notte in 3 giorni del Condor. Con Steve McQueen, la sofisticata protagonista di uno dei più bei film d'amore di tutti i tempi, Il caso Thomas Crown. Con Paul Newman la ritroviamo nell'Inferno di Cristallo, con Dustin Hoffman nel capolavoro di Arthur Penn, Il piccolo grande uomo. È una fan fatale accanto a Jack Nicholson in Chinatown. Pare che Polanski sul set abbia vissuto l'inferno con lei per i suoi eccessi da diva. Quando è morto suo marito era con qualcuno, suppongo. È così. Era una relazione di lunga data. Io non ho mai relazioni di lunga data, signor Gittes. La mamma era casalinga, il papà un militare. Si è sposata 2 volte con il secondo marito, il fotografo inglese Terry O'Neill, ha adottato un figlio. Ed è il marito, il celebre scatto in abito di seta e tacchi a spillo, a bordo piscina dell'hotel, col vassoio della prima colazione e i giornali sparsi per terra, il giorno dopo l'Oscar per Quinto potere di Sidney Lumet.
Agli Oscar Faye Dunaway resterà legata anche per una cosa mai vista prima ad Hollywood. Per colpa di una bussa sbagliata, lei e Warren Beatty hanno annunciato come vincitore La La Land, mentre in realtà il film che si era conquistato l'Oscar era un altro. La La Land. Icona indiscussa degli anni 60 e 70, fascino e talento in Faye Dunaway che in seguito è un po' sparita dalle scene. Di recente, prossima agli 80, l'abbiamo vista far da modella Gucci e sul manifesto del 64esimo Festival di Cannes l'abbiamo ritrovata in una potente immagine degli anni 70 con le sue gambe che misurano un chilometro.